Guardiamo ai magi che ebbero il coraggio di mettersi in cammino verso Betlemme. Sono il ritratto del credente, dell'uomo che ha una santa nostalgia di Dio. Papa Francesco celebra la solennità dell'Epifania nella Basilica di San Pietro e dedica un intenso omelia ai tre sapienti venuti da terre lontane che camminavano mentre Gerusalemme dormiva, mentre nel palazzo di Erode non si erano resi conto di ciò che stava accadendo. I magi, spiega il Papa, non si sono lasciati anestetizzare il cuore grazie alla loro santa nostalgia di Dio, che si ribella di fronte ai tanti profeti di sventura, una nostalgia che rompe i conformismi e ci spinge ad impegnarci per il cambiamento. Il credente nostalgioso, spinto dalla sua fede, va in cerca di Dio come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché sa in cuor suo che là lo aspetta il Signore. Va in periferia, in frontiera, nei luoghi non evangelizzati, per potersi incontrare col suo Signore. Alla domanda dei magi «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei?», Erode ebbe paura, ricorda Francesco. È lo sconcerto che, davanti alla novità che rivoluziona la storia, si chiude in se stesso, nei suoi risultati, nei suoi successi. È lo sconcerto di chi è immerso nella cultura del vincere a tutti i costi, in quella cultura dove c'è spazio solo per i vincitori e a qualunque prezzo. Uno sconcerto che nasce dalla paura e dal timore davanti a ciò che ti interroga e mette a rischio le nostre sicurezze e verità. I magi arrivano nel palazzo di Erode per adorare il nuovo re, secondo gli schemi mondani del culto del potere, dell'appartenenza e della superiorità. L'audacia più difficile per loro, prosegue il pontefice, è scoprire che ciò che cercavano si trovava in un altro luogo. Non solo geografico, ma esistenziale. Scoprire che lo sguardo di questo re sconosciuto non umilia, non schiavizza, non imprigiona, ma rialza, perdona e guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo, o dove tante volte lo neghiamo. Che il suo potere si chiama misericordia, come lontana per alcuni, commenta il Papa, Gerusalemme da Betlemme. Erode non può adorare Dio che nasce tra noi perché il suo scopo era che adorassero lui e i sacerdoti non adorarono Gesù perché conoscevano le profezie ma non erano disposti né a camminare né a cambiare. I magi sentirono nostalgia, non volevano più le solite cose, erano abituate a suoi fatti e stanchi degli Erode del loro tempo, ma lì a Betlemme c'era una promessa di novità, una promessa di gratuità. Lì stava accadendo qualcosa di nuovo. I magi poterono adorare perché ebbero il coraggio di camminare. E prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco ricorda che la vita cristiana è un cammino continuo, che come quello dei magi prosegue anche quando la stella sparisce momentaneamente dalla vista. Evitando insidie come le chiacchiere superficiali e mondane, i capricci paralizzanti dell'egoismo, le buche del pessimismo che intrappola la speranza. Impariamo dai magi, conclude il Papa, a non dedicare a Gesù solo i ritagli di tempo e qualche pensiero ogni tanto, altrimenti non avremo la sua luce. Una luce stabile e gentile, che non tramonta perché non è di questo mondo, viene dal cielo e splende nel cuore.